Quasi 400.000 euro è l'investimento che l'amministrazione comunale di Uzzano ha impiegato per la sistemazione della viabilità di una parte del territorio comunale. Dopo i lavori effettuati in primavera, con un impegno di circa 150.000 euro, da alcuni giorni macchine e operai sono al lavoro in via Toscana, località Sant'Allucio, via Alessandrini, via Liguria, in località Molinaccio, via Aldomoro e alcuni tratti di via Amendola, per i quali l'amministrazione ha investito ulteriori 230.000 euro, tutti i soldi usciti dalle casse comunali. Con questo ulteriore affidamento di 230.000 euro andiamo a continuare appunto in un impegno che ci eravamo presi, che è quello di risanamento delle strade di competenza comunale. Dopo anni di impossibilità di fatto per mancanza di risorse, di interventi sulle strade comunali, adesso proviamo a rimetterci un po' in pari. Quindi con questo affidamento siamo andati a coprire le frazioni che nel primo affidamento erano rimaste scoperte, quindi zona del Villa del Vescovo, zona Molinaccio, zona Santa Lucia, e andiamo a risanare anche buoni tratti di via Amendola, dove tra l'altro il trasporto pubblico locale da maggio transita grazie all'impegno anche della provincia di Pistoia e di AT. Si tratta essenzialmente del rifacimento del manto stradale o cos'altro? Sì, in alcune aree dell'intera sede stradale, quindi con una scarificazione di alcuni centimetri con il rifacimento di binder e tappetino di usura di sopra. In altri tratti meno ammalorati è un rifacimento della parte superiore dell'asfalto. I lavori che andranno avanti per quanto ancora? I lavori dipende dal tempo, perché purtroppo sono lavori molto strettamente connessi con le condizioni meteorologiche. Contiamo che vengano finiti complessivamente intorno alla metà del mese di novembre.